Questo programma contiene linguaggio volgare dall'inizio alla fine. Questo è Celebrity Ex in the City, dove Jess ha portato fuori i suoi panni sporchi da lavare, cioè il suo ex, Chad. Quando ci sentivamo, qualcuno ti aveva scritto in privato. Sì, sì. Io ero sincero, ma mi sembra che tu creda alle persone, agli estranei, piuttosto che a me. Ricevevo messaggi ogni giorno tipo Chad ti tradisce con questa ragazza e gliene avrei parlato, ma poi sarei passata come quella paranoica e penso che sia parte del motivo per cui ho smesso di parlargli, perché non volevo questi problemi. Era la quantità di messaggi che ricevevo, sai? Sì, ma devi ricordare che le persone... Sì, ma le persone dicono qualsiasi cosa per avere una reazione. Vieni da me, chiedimi, l'ho ti dirò fatto, la verità. Ed è quello che ho fatto. Sì, l'hai fatto, ma ti dico la verità e tu non credi a una sola parola. Sì, ma non sono così ingenua da dire se Chad dice che non è vero, allora non è vero, per poi tenermi quel dubbio. Credi a qualcuno che nemmeno conosci. Non ci credo. Ma non credi a me? Non ti credo, io... Quindi come si fa? Non credo a nessuno. Quindi a chi credi? Rimani nel mezzo. Non sono sicura e semplicemente alla fine non lo saprò mai. Parlando con lei, ho capito che non riuscivamo a discutere del vero problema e che se lo avessimo fatto all'epoca sarebbe andata diversamente. Non posso fare niente per rimediare... No, penso... Beh, ma sì, non è servito. È stato bello parlare. Andrà tutto bene. Non è il momento adatto, ma... Andrà mi tutto sento bene. Orribile, perché Mikey è seduto. Andrà tutto lì bene, con non preoccuparti. Torno dentro. Mi sento male vedendo Mikey seduto lì con il cibo in attesa. Mi sento irrispettosa e scortese. Posso dire che non vi siete attenuti ai tempi? Ci vuole tempo. Mi dispiace averti fatto aspettare, mi sento male, è stato scortese. Sì, non è colpa tua, non ti biasimo. Do colpa a Chad. Tu mi incolpi? Sì, ma c'è ancora una scintilla tra voi due. Non mi interessa che cosa è successo tra loro in passato. Ho un appuntamento con Jess, voglio solo un po' di tempo con lei. È venuto per disturbarmi, ma lo rimanderò indietro. Sei fortunato che non fossi su quell'isola, perché te l'avrei portata via subito. Ah! Senza problemi. Ci risiamo? Quel tablet mi sta stressando. Il vostro appuntamento è finito. Jess e Mikey, vi rivedrete? O Jess, finirai il tuo appuntamento con qualcun altro? Ho dei precedenti con Chad. È stato bello parlare con lui. Ma Mikey è davvero gentile. Il nostro appuntamento stava andando così bene ed è stato un ragazzo dolce e rispettoso. Pensavo che saremmo usciti per un bel appuntamento. Scommetto che non te lo aspettavi. Non mi aspettavo questi colpi di scena. Con Chad siamo in due diversi campionati. Io sono nella Champions League e lui sta lottando per non essere retrocesso. Sono piuttosto sicuro che sceglierà me.